pane. Oggi voglio parlarvi del concetto di pane in ciappone. Di fuori è soprattutto questo nuovo negozio che ha aperto qua nel complesso della stazione di Sendai, ma ce ne stanno tipo 5 aperti qua. Allora, questo concetto di pane, ma se ci spostiamo di pochi metri ed entriamo nel News Days del Convini, vi faccio vedere il secondo, diciamo, il più grande concetto di pane che c'è in Giappone. Questo per giapponesi è pane. Noi non lo chiameremo pane, ma per loro è pane, non perché c'è scritto qua sta cagata, ma perché per loro è tutto quello che si aggira con farcito è categoria pane. Dolce, salato che sia, tutto questo settore pure è pane. Ma quando si parla di pane in Giappone bisogna stare attenti, non si parla del fatto che se lo sanno fare o meno. Questo è un discorso che io faccio, lo considero stupido, perché non si fa paragone. Si parla a livello culturale del concetto di mangiare pane. Questo non vuol dire che si basa la cultura di un paese in base a quanti negozi siano aperti. A sto punto, in Italia c'è una cultura del mangiare cinese perché sono aperti un sacco di ristoranti cinesi. E poi la maggior parte, una gran parte di questi qua sono dei ristoranti veramente di bassissima qualità economici, ma non per questo somministrano cultura cinese. Cioè, cominciamo a togliere questi luoghi comuni nel dire il Giappone ha la cultura del pane. Il Giappone c'ha il business del pane e il concetto di pane a livello comunque di pasto veloce, break veloce, ma la cultura del pane come la intendiamo noi in Italia è totalmente un altro mondo. Cioè, non è che il giapponese prende il pane e si fa la scarpetta, prende il pane, si fa duffette di salame, si spacca un bel panino con la mortadella. Non lo vedete mai una cosa del genere. Più che altro loro gli va di fare una pausa, loro prendono uno di quei panini farciti o meno e si deliziano. La maggior parte di queste boutique hanno un nome francese perché il francese tira a livello di business. Logicamente, se poi facciamo il paragone a Tokyo di grandi marchi internazionali, capite che non è perché hanno scelto Tokyo perché Tokyo fa 17 milioni di abitanti, perciò non è che scelgono Cosenza che ne fa 120.000, 150.000 quando è. Perché così io apro un'attività grossa partendo dal fatto che deve vendere, se no cavolo l'avrò a fare? Domanda. Tutto questo è, questo non vuol dire perché se una grande catena francese ha scelto Tokyo vuol dire perché il Giappone c'ha la cultura del pane, è una grandissima cazzata. Ha scelto Tokyo per poter fare soldi, perché sa che può puntare su una grande utenza. Però questo è il concetto. The difference, questo è un altro, io sto qua da un anno e sto ancora un anno. You can have fresh bread on the table. Questo è il concetto. Però se tu per là prendi tipo una porzione piccola, tutto quello che vedete comunque non è in un panificio italiano. C'è un certo panificio italiano totalmente diverso. Nella cultura giapponese si mangia riso. Il riso accompagna la maggior parte dei pasti. Ed è il concetto, diciamo, come noi usiamo il pane in Italia, che fa parte comunque del pranzo e della cena, comunque è sempre più o meno onnipresente. Per questo, ma i giapponesi vedono il pane più che una cosa comunque europea, più che una cosa. E si è introdotto perché comunque ogni nuova generazione viene inculcato qualcosa. Allora, la generazione di adesso gli è stata inculcata questa cosa dei pani dei 7-Eleven. Pensate che 50 anni, 60 anni fa non c'erano tutte queste cose, e soprattutto i giapponesi non mangiavano e non mangiano tutto quello che adesso stanno mangiando. Non c'era niente di tutta questa cosa qua, perciò è una questione che si è creato il business dietro questa cosa. E quando io parlo parlo anche ai miei colleghi, ho avuto un sacco di discussioni, visto che comunque io vi parlo perché lavoro in una fabbrica che produciamo prodotti che vengono venduti nei convini. Perciò
io ho chiesto ai giapponesi, ma questo non è pane come lo intendiamo noi, da cosa dicono, ma così è pure in Italia? Io ho detto, no, ipoteticamente io dico così, non mettiamo gli spaghetti dentro in mezzo al pane e lo vendiamo, cioè è un concetto totalmente non italiano, il pane è un'altra cosa. Però loro se dicono, ma quello è dolce, no, quello è pane, questo è pane, tutto quello che tu gli metti davanti, punti il dito, loro te lo ripetono, ti ripetono che è pane. Perché loro hanno questa ideologia. Poi la cosa è che in Giappone fa molto kawaii vendere qualcosa di figo con che abbia quel tono europeo-americano, perciò comprare qualcosa nel panificio tra virgolette, che è un marchio francese, fa molto figo, io. Fa molto internazionale, perciò va bene per fare una foto, ricordarsi del posto. Sto mangiando qua, ho fatto la foto. Questo non toglie il fatto che comunque sono buoni. Cioè, molti di questi negozi vendono una buona qualità di pane, viaggiano, perché cosa, molti giapponesi non viaggiano, cioè per loro quello che vedono qua è la realtà di quello che può essere all'estero. Ecco, non vi arrabbiate se poi vedete la carbonara fatta in un certo modo, la lasagna cotta in un altro, quello che vedono qua loro credono, è una cosa molte volte i giapponesi non mettono mai in dubbio che sia diverso. Si fidano, e molte volte questo crea anche per molte compagnie un facile guadagno, punto per creare un business. Ma vi aspetto le vostre punti di vista nei commenti sotto il video. Alimentari della scuola, questa è la realtà, no, quella figa dei negozi francesi, col nome francese, giusto per fare un po' di soldi. Questa è la realtà di una scuola, questo è il concetto di pane che vendono, riempito o dolce.